Piloti della categoria Rocky con Leonardo Pittotto che prende subito la testa alle sue spalle, cercano di tenere il passo di Leonardo Pittotto che ha dimostrato di essere il migliore sulla pioggia con il 96 ed il 6. Mattia Ingolfo e Nicola Veri alle sue spalle. Mattia Ingolfo il testa coda dopo la terza curva e dunque perde contatto con i migliori, proprio colui che aveva conquistato la pole in apertura. Pittotto, Nicola Veri, secondo posto Riccardo Scarbossa in terza, Nicola Cumagna, Alessandro Sanirese, Simone Parolin, Cristofer Pitichella, Prada Bacchi, Alejandro Cicoi, Mattia Ingolfo, Matteo Quargentan, per Paolo Vettori, con ordine, sono sfilati i piloti della linea d'arrivo. Leonardo Pittotto davanti a tutti con il tempo di 1.15.323 nell'ultimo giro affrontato, attenzione però a Nicola Veri, 1.14.338, giro veloce per il pilota che si ferma proprio ad un passo dalla possibilità di raggiungere Leonardo Pittotto in testa. Allora Riccardo Scarbossa e Nicola Comanda si sono nuovamente attaccati, ha provato ma ha mancato l'aggancio proprio Nicola Veri.
Porto Giuri, siamo nella corte della quarto con Leonardo Pistocco. First position for Leonardo Pistocco, number 81. Second position, Nicole Avery. Number 6, third position, Riccardo Scarbossa. Number 67, number 27, Nicola Kuman. Place number 4. He tried to claim the third position. Dietro grande lotta, davanti invece si continua con Pistocco, Avery, Scarbossa e Kuman. Ulteriore passaggio di Leonardo Pistocco, 5 secondi di vantaggio per Leonardo Pistocco su Nicola Avery, terzo posto per Riccardo Scarbossa, quarto posto per Nicola Kuman, Kuman che prova ad attaccare Riccardo Scarbossa, davanti Leonardo Pistocco non molla, Sara Tabacchi in quinta posizione, la giovane Dryden in quinta posizione con il numero 166. Per davanti Leonardo Pistocco, continua a premere il piede sull'acceleratore. Parolini in golpe, ce ne deve, ci vuole i Vettori, ma in questo momento Nicola Avery con il miglior giro veloce, 1:15:144, Riccardo Scarbossa in terza posizione, Nicola Kuman in quarta, questo contatto con Scarbossa, siamo nel corso del sesto giro, 8 in totale, posizione. Fermo in pista, colpo di scena, che ha dovuto chiaramente rallentare Sara Tabacchi, qualche problema per lei. Per davanti continua ad insistere Leonardo Pistocco, Nicola Avery, Riccardo Scarbossa, Nicola Kuman. Leonardo Pistocco passa ora anche Nicola Avery. 4 secondi 8 il suo vantaggio, siamo nel corso del sesto giro, inizia il settimo, Riccardo Scarbossa, terza posizione poi Nicola Kuman, Riccardo dalla terza piazza di 4 secondi e mezzo, giro veloce, fast lap, con Leonardo Pistocco, 1 minute 15 seconda, 1:30:31, vista dell'ultimo giro, però si è amato ad affrontare, quindi il leader passo dalle curve finali, anche qui è Paolo Vettori in 12ª posizione, e ora è tutto pronto per andare ad assistere all'ultimo giro, Leonardo Pistocco, inizio la sua ultima partita di giornata di questa stagione di Champions Cup. Yeah.
Riccardo Scarpotta all'inseguimento, Nicola Pumane in quarta posizione. Picciotto davanti a tutti, Lavery secondo posto, Scarpotta in terza posizione. Poi Nicola Pumane a via in golfo, Matteo Quargentanna, Alessandro Cenedese, Cristofar Fisichella, Simone Parolin, sarà davanti Alejandro Cicoi e Paolo Venturi. Cosa ti ho detto? Eh? Grazie. Piccolo, cosa ti ho detto? Anche con 30 secondi arriva il primo uguale. Complimenti a piccolo campioncino. Bravo. Dai, dai. Con questa pioggia sei andato alla grande? Sì. Sì. Bellissime risposte di Rocky, fenomenali. Di quello che vuoi. È stata una bella gara, la voglio dedicare a tutti i miei amici, familiari e meccanici. E all'amorosa? Non lo so. Spagna? Una pregunta. Sei contento? Sì. Signori, io non so lo spagnolo e quindi grazie, grazie Nico, complimenti per questo... Secondo posto, bravissimo. Contento di questa gara oggi? Con la pioggia come ti sei trovato? Bene. Era meglio il sole oppure oggi sei riuscito ad andare più veloce con la pioggia? Qual è la tua condizione ideale? Pioggia. Basta divertirsi? Adesso che cosa fai? Vai in vacanza oppure c'è la scuola? C'è la scuola.